Il nome è stato un parto perché ci abbiamo pensato per dei mesi. Un po' di tempo, sì. Cioè, sicuramente più di un mese, perché volevamo un nome che ci rappresentasse. Non volevamo un nome che ci legasse direttamente alla matematica, preferivamo un nome che ci legasse di più alla città. E allora, visto che noi mangiamo sempre i forcellini, era venuto l'idea di chiamarci Forcellini o una cosa del genere. Poi però ci siamo resi conto che chiamandoci i tre Forcellini avremmo contemporaneamente rappresentato la città di Padova e in particolare la Forcellini, e contemporaneamente facendo un gioco di parole che comunque ci piaceva, comunque un nome abbastanza scherzoso, perché non vuoi neanche prenderti troppo sul serio quando vai a fare un gioco del genere. Abbiamo partecipato nel corso di quest'estate a Reazione a Catena. Come ci è venuta in mente questa idea? Beh, a tutti e quanti piaceva il gioco. Poi un bel giorno Gianluca ha deciso che voleva cogliere questa opportunità, dato che in Galleiana sono un sacco di persone molto intelligenti. Ha detto, non ce la tiriamo, proprio. Ha detto, ma sì, perché non andarci in qualità di capitano? Chiedo a un po' di gente se vuole partecipare con me, a condizione che mi lasci fare il capitano. Io ho detto subito di sì, perché a me il gioco piaceva, mi piaceva da diversi anni, l'avevo un po' perso di vista negli ultimi anni, però è stato un bello stimolo a recuperare, insomma, tutte le puntate degli ultimi 2-3 anni, diciamo. Io ho accettato subito, dopodiché ci siamo guardati e abbiamo pensato, potremmo chiedere a Simone. Esatto. E mi hanno chiesto. Esatto. Anch'io ho accettato subito. Devo dire che non ho una cultura televisiva molto approfondita, perché non ho mai avuto una televisione. Però quando andavo dai miei amici, cioè, ho degli amici di Torino, io sono che di Torino, che hanno la TV nel 2019, e sono sempre stati appassionati del gioco, e quindi quando andavo da loro anch'io lo guardavo e piaceva molto anche a me. E niente, quindi appena mi hanno chiesto gli ho detto di sì, ovviamente, e abbiamo iniziato ad allenarci. Sapevo che erano molto bravi, lo sapevo già in anticipo, perché li conosco da tanto. E poi sapevi che eravamo disposti a perdere tempo. Ok. Per preparare. No, e poi sapevo che c'era molto in comune, quindi era più facile intendersi all'intesa vincente. Se si parlava di qualcosa, più o meno tutti sapevano l'ambito, se si parlava di calcio, se si parlava di sport, se si parlava di qualcosa con la matematica, tantissime cose, conoscenze in comune, diventava molto più facile. Molti terreni su cui basare, esatto, strategie, sì, di gioco e cose del genere. E poi fin dai primi allenamenti ci siamo resi conto che eravamo abbastanza completi. Eravamo divisi tra i vari giochi del programma in modo abbastanza omogeneo. Se uno era debole in un gioco, gli altri due compensavano. Non c'era un gioco in cui eravamo tutti e tre messi male. Poi ci abbiamo messo un pochino a trovare la formazione corretta all'intesa vincente. All'inizio il risponditore doveva essere Simone. Ma Simone non conosce il mondo. Come ho detto prima. Quindi ogni volta che usciva un attore, e loro mi dicevano, o un cantante. Sì, esatto, quell'attore in Brevarto. Esatto. Boh, vabbè, allora, pazienza. Abbiamo cambiato. Questo qui è un fenomeno, indovinare le parole, quindi non poteva rispondere. Io sono scarso nel rispondere. Anche. Quindi non poteva esserci. E quindi il risponditore era per forza Gianluca. Esatto. L'esclusione. Ha funzionato benissimo. Sì. Cioè, abbiamo scelto un approccio scientifico, abbiamo deciso di utilizzare dei criteri nella formulazione delle parole. Quello che mi viene in mente è subito tipo piccolino piccoletto, per indicare parole che finiscono in questo modo. Noi abbiamo cercato di ottimizzare questa tecnica e di dividere molto per categorie. Per esempio il corpo umano l'abbiamo diviso a metà in modo molto simmetrico, e quindi l'opposto della caviglia era il polso, l'opposto del ginocchio era il gomito. Probabilmente la forma mentale che ci ha dato un po' matematica, ma anche l'approccio allo studio, al lavoro in generale che ci ha dato sia la Galileiana sia il nostro corso di studio, ha aiutato nell'organizzare un po' questo allenamento. Abbiamo diviso il ragionamento per categorie di parole, quindi tutte le parole che magari richiedono un ordine, per esempio i mesi, i giorni della settimana, tutti quanti magari dicono quale mese viene dopo febbraio. Noi si ottimizzava tutto dicendo cosa segue febbraio, per dire. Queste piccole differenze sono quelle che alla lunga ti fanno risparmiare tempo e quindi ti fanno guadagnare parole. E poi soprattutto se ci troviamo bene con un certo tipo di tecnica, cerchiamo anche di prendere definizioni che magari non sono scontate da fare con quella tecnica e le aggiungiamo. Per esempio c'erano cellula, tessuto, organo, apparato, organismo. Abbiamo detto, sì, ok, sì, invece di definirle che ci mettiamo mezz'ora l'una,
le mettiamo in un ordinamento, cosa segue cellule è tessuto. Esatto, e poi tessuto c'è l'organo, esattamente. E dopo sì, tutta una serie di cose per cui vengono fuori tante parole. Oppure anche, cos'era, neonato, bambino, ragazzo, adulto, anziano. Io proponevo anche embrione e feto, ma non le volevate fare. No, vabbè. Però sì, avere categorizzato il più possibile, aver provato molte parole, aver trovato tante parole difficili, esserci trovati a dire questa, come la facciamo? Sì, spesso capitava di bloccarsi su qualche parola, ci si fermava un attimo a discutere, dopodiché insomma si sperava che tutti l'avrebbero ricordata per il futuro. Esatto, poi Alessandro ricordava tutto. Tutto, Alessandro era una macchina. No, siamo tutti ancora in forma secondo me. Lui era bravo a ricordarsi le parole fatte in allenamento. Per quelle molto difficili bisognava ricordarsele, molte erano già uscite le prime volte, a farle alcune parole è molto difficile, fare alcune distinzioni, però poi col tempo diventa più facile, sì. Diventa tutto molto più semplice. Avendo ottimizzato certi processi ci siamo anche potuti permettere di ricordarci qualche definizione un po' più carina. È così che sono uscite cose tipo cos'è bello, cocco, per dire. Esatto. Siamo sul brevissimo periodo, vedendosi in onda e i giorni dopo essere andati in onda, cambiava tanto. Tornare alla vita normale dopo essere stati lì è stato difficile, è stato molto bello, però è anche uno shock in un certo senso. Poi però dopo già 2-3 giorni la gente iniziava a riconoscerci in giro per strada. Esatto, immensa soprattutto. In Porcellini, sì. Ci hanno chiamato in Senato a fare un intervento dal nome molto singolare, perché era diventare una star della TV grazie alla matematica, nome che non abbiamo scelto noi, che però hanno scelto gli altri per noi. No, quindi ci hanno chiamato anche per quello, per parlare di come la matematica e la galileiana in generale abbiano avuto impatto e ci abbiano aiutato in questo percorso, cosa che sicuramente è successa. Non pensavo che sarei mai entrato in Senato a parlare. Sì, non è una cosa che capita tutti i giorni, sicuramente. Esatto. Cioè, tantomeno da relatori poi. Esatto. Sì, l'apprezzamento dall'esterno è stata una cosa molto molto bella. Non ce l'aspettavamo, sinceramente, almeno io non me l'aspettavo. Così tanto no, molto bello. Sì. Diciamo che anche in galileiana c'era... C'è stato un gran puntata, decine di persone che esistevano. Seguivamo in 30 tutte le volte, era molto guardavamo bello. Guardavamo sempre tutti insieme nell'ambiente. Esatto. Poi la galileiana ha sicuramente aiutato molto, nel senso che le cose che fai in gruppo, se le fai bene, escono molto meglio di quelle che fai da solo. E riuscire a trovare un gruppo così non l'avrei trovato al di fuori della galileiana. Simone è stato Rino. Io non avrei mai conosciuto Simone altrimenti, ma anche Alessandro, che pur vivendo a pochi chilometri da me, comunque non l'avrei conosciuto altrimenti. Perché lei ha avuto questo merito. Esatto. E quindi riunire tante persone brave. Trovare qualcuno con cui lavorare, trovarsi nell'ambiente giusto, è, secondo me, la forza più grande della galileiana. Prima ancora dei corsi, prima dello studio, prima di tutto il resto. Sì, l'ambiente, il fatto di stare in collegio. Fertile. Esatto. Adesso noi tutti conosciamo tante persone che fanno tante cose in giro per il mondo riguardo all'ambito scientifico, che sono rimaste in università, che lavorano in azienda. Questo, secondo me, è il valore aggiunto più grande della scuola.